Giovanni Memovia, come studiare 100 pagine al giorno? È una domanda un po' posta male. In realtà oggi vediamo come studiare 100 pagine in un giorno e poi spieghiamo che cosa vuol dire. Sappi che è possibile farlo, anche bene di studiare 100 pagine in un giorno, e che è un risultato che si raggiunge seguendo un procedimento passo passo molto chiaro che dovrebbe darti molta eccitazione e molta speranza già da adesso. Sappiamo che alcuni studenti ce la fanno, la media di studio è di 20-30 pagine al giorno, quindi come fanno queste persone a triplicare, quadruplicare la velocità di studio? Sono un po' invidioso e un po' curioso di scoprirlo. Se stai ascoltando, ci sono due possibilità: o hai lasciato che lo studio si accumulasse e quindi in questo momento devi studiare 100 pagine per arrivare pronta o pronto alla prova di domani, dopodomani, oppure sei in una situazione di crisi, un po' di stallo, e ti stai mettendo una sfida o stai cercando una sfida che rivitalizzi un po' le tue giornate di studio. Che sia una situazione di urgenza o una ricerca di stimoli, in ogni caso ci vuole molto coraggio, e questo procedimento potrebbe portarti a trovarti di fronte a delle crisi, a dei blocchi, a degli stop che dovremmo risolvere insieme. Perché in 100 pagine ci sono un sacco di cose da leggere con attenzione, capire e ricordare nel lungo periodo o quando sarà necessario, e probabilmente credi che il tuo cervello non sia in grado di farlo, e invece il cervello è in grado di ricordare grandi quantità di informazioni ogni secondo, a patto che si facciano delle cose. Cose che non hai fatto finora, e ciò ti porta ad avere poca fiducia in te, nelle tue capacità, e a dire: io ho bisogno di tanto tempo per studiare. Mi è successo più volte in tutte e due le lauree. Nella prima, in lingue, ormai mi ero demotivato rispetto allo studio, e quando uscivano degli appelli, anche se erano molto ravvicinati, tendevo a provare a studiare tutto il materiale necessario entro la data dell'appello. Nella seconda laurea invece ho voluto provare a farlo su più esami, ricordo per esempio psicologia dello sviluppo o psicologia sociale, proprio perché erano esami molto grandi e volevo mettermi alla prova. Ammetto che ho fallito più di una volta, ed è il motivo secondo me per cui dovresti provare a farlo almeno una volta anche tu. Partiamo dall'idea che è possibile, cosa che per me è stata una rivelazione scioccante. Io che ero abituato a impiegare 2 mesi per preparare un esame, e ti dico che è solo questione di impegno e giuste procedure, di pianificazione e di mantenere i giusti confini in quello che fai. Non voglio fare la moltiplicazione dei pani e dei pesci, cioè calcolare i giorni e le ore, le velocità di lettura, le parole al minuto, eccetera, per dirti che puoi leggere un tot di parole al minuto e quindi questo significa studiare. Delle operazioni matematiche del genere sono fatte da chi non ha idea di cosa voglia dire studiare su un libro difficile in poche ore. Innanzitutto stabiliamo che a seconda della materia che stai studiando hai bisogno di almeno 10 ore per fare questa operazione, questa impresa, e che in queste 10 ore, in ogni ora devi studiare almeno 10 pagine. Vedilo come un gioco: ogni 10 pagine acquisisci una stellina. Seconda cosa, devi fare immersione, quindi devi prendere 10 pagine, stabilire l'inizio e la fine, metterti la deadline della fine dell'ora e iniziare a studiare quelle 10. Elimina schemi, mappe, tutto quello che va fatto per iscritto. Puoi fare le cose solo oralmente. Riassunti, schemi e mappe, qualunque cosa che sia scritto, richiede uno sforzo che non è solo psicologico ma anche fisico nella scrittura e organizzativo. E siccome siamo in una condizione di stress e di pressione dall'esterno e anche dell'interno, possiamo impiegare tutte le nostre energie solo su una cosa, che è quella di ricordare, capire e memorizzare. Quindi attenzione a quello che ti sto dicendo: devi entrare in un flusso, deve andare tutto liscio, lo sforzo deve essere solo temporale, mai accumulare due tipi di sforzo. Quindi lavori solo sul libro, puoi appuntare qualcosa solo sul libro, e in quelle 10 pagine, in quell'ora, come procedi? Da paragrafo a paragrafo, o meglio da sottoparagrafo a sottoparagrafo, io dico sempre da punto a punto, e all'interno di quelle 5-10 righe che hai letto riassumi in pochissime parole nel lato del libro che cosa c'è scritto dentro, e lo fai facendoti delle domande: che cosa mi ha detto il libro? Che cosa ho capito del libro? Meno scrivi meglio è. Quindi mi raccomando, ogni parte importante ha al suo interno degli elementi da appuntare, focalizza l'attenzione su quelli e cerca di tenerli dentro di te. Puoi tornare indietro tutte le volte che vuoi all'interno dell'ora, quindi alla fine dell'ora dovrai aver studiato a perfezione quelle 10 pagine.
pagine prima di passare alle successive. Ti chiederai, sì, ma come faccio a tenere tutte queste informazioni dentro? Beh, avverrà attraverso un sistema di piccoli ripassi periodici che faremo durante la giornata, alla fine di ogni ora e alla fine della giornata stessa. Se studi e non fai questi ripassi alla fine dell'ora, senti che il tempo è buttato perché ti demotivi, dici ho studiato intensamente per un'ora e mi sento molto vulnerabile perché adesso non ricordo le cose. La motivazione nasce proprio dal senso di autoefficacia a ogni volta che finisci un'ora di studio, quindi quelle 10 pagine. La demotivazione è tossica, la motivazione dovuta ai piccoli risultati è altrettanto contagiosa e quindi usiamola. Quando finisci di capire, elaborare pezzo per pezzo, scrivere dei piccoli appunti a margine del libro, quelle 10 pagine devi fermarti, non andare mai avanti. Quando ti fermi, fai un veloce recap di quello che hai studiato nelle ultime 10 pagine, vai a tappare i buchi di competenza, quindi le cose che non ricordavi bene, e continui a farlo fino al termine dell'ora. E poi inizi con altre 10 pagine. Alla fine della giornata dovresti quindi aver fatto un apprendimento molto diluito. Nei primi 30-40 minuti di ciascuna ora sei riuscito probabilmente a studiare 10 pagine. Poi nei minuti successivi ce l'hai fatta anche a rivedere alcune cose, a ripeterle alta voce, a ricontrollare le cose che non avevi detto bene o memorizzato o ricordato bene o che non avevi addirittura capito a perfezione. Poi ti sei fermata o fermato e hai iniziato con un'altra parte. Alcuni blocchi saranno andati via più velocemente, più semplici, altre parti saranno stati un po' più complicati e ti avranno richiesto un po' più di tempo, però le parti più semplici ti avranno dato anche la possibilità di riposare tra un'ora e l'altra. Fai attenzione a quello che stiamo per dire, una delle leggi di Parkinson, che è molto famosa, dice che si funziona bene sotto pressione, in realtà alcuni studenti funzionano molto bene sotto pressione, quindi il nostro cervello è in grado di scegliere adeguatamente le cose, di selezionare solo quelle importanti e di non dedicarsi a cose poco importanti quando si hanno limiti di tempo molto stretti, come in questo caso. E come funziona bene il nostro cervello prima di un compito in classe o di un'interrogazione in cui abbiamo quel poco tempo e dobbiamo prepararci per forza per prendere un bel voto, ed è come funziona bene il nostro cervello quando apprende: si dedica solo alle cose essenziali e con la massima concentrazione fa le cose necessarie per ricordare. E attenzione a un'altra cosa: questo metodo è da usare solo occasionalmente, non rischiare. Se studi così velocemente in giurisprudenza, in medicina, in ingegneria, finisci per non capire niente di quello che stai facendo in emergenza, perché magari l'esame è domani e dopodomani, e quindi potrebbe essere un disastro molto demotivante il giorno stesso in cui provi a farlo e nei giorni successivi o magari all'esame. E secondo, è una cosa da usare una tantum. Infatti all'inizio abbiamo detto, non si parla di studiare 100 pagine al giorno, ma di studiare 100 pagine in un giorno. Nel senso che è vero che questo metodo ti permette di studiare in modo extra veloce, in fretta, ma devi anche sopravvivere, e non vogliamo che ci sia, accompagnato allo studio, un senso di frustrazione perché per più giorni pensi di poter mantenere questo ritmo e poi ovviamente il tuo corpo, il tuo cervello si rifiutano. Puoi farlo solo per un giorno in casi di estrema necessità. Nei giorni successivi potrai riprendere a studiare al tuo normale ritmo di 20-30 pagine al giorno, che ti assicuro non sono affatto poche. Funziona, è garantito, provalo immediatamente. Ti sentirai una persona superiore rispetto agli altri perché hai fatto qualcosa di straordinario e rispetta alcune piccole indicazioni. Non puoi farlo quando hai lezioni perché devi stare completamente in immersione per tutte le 10 ore per studiare le 100 pagine. Non puoi farlo tutti i giorni, abbiamo detto che puoi farlo una tantum proprio in situazioni di necessità oppure per metterti alla prova, per fare una sfida, per darti una spinta. E poi non puoi farlo su tutte le materie, ce ne sono alcune che richiedono grande attenzione su grafici, tabelle, formule, altre come l'anatomia in cui devi studiare e stare attento anche alla posizione di ciascun elemento anatomico all'interno di una tavola o di un disegno. Fregatene di cosa ti dicono che è una cosa folle, che è impossibile da fare, prova a farlo e ci riuscirai, ma non lasciarti neanche accecare dall'idea che leggere e studiare siano la stessa cosa. Quindi non fare i calcoli della tua velocità di lettura. Una lettura veloce, non approfondita, senza elaborazione
colazione, selezione delle cose importanti e memorizzazione istantanea alla prima lettura di quello che stai studiando è vana, è una corsa nevrotica senza senso, è come mangiare, ingozzarsi e poi vomitare e ricominciare a mangiare, non assimili niente. Quindi rispetta i limiti di elaborazione del cervello e gustati quello che stai studiando, altrimenti il tuo cervello, se non elabora immediatamente quello che legge lentamente, non riuscirà neanche a farsi un'idea di quello che sta leggendo e quindi non riterrà niente. La cosa bella di questa strategia è che ti dà gli strumenti per riutilizzarlo in momenti di necessità, ma ti dà anche lo strumento emotivo, la sicurezza in te di dire ce la posso fare, anche a fare cose incredibili, e quindi puoi utilizzarlo come modello oppure cambiarlo a tuo piacimento, perché come sai ogni persona ha bisogno di essere libera e creativa nello sviluppare i suoi modi di studiare efficacemente e anche in maniera molto veloce. Quindi iscriviti al canale perché avremo un sacco di puntate su questi argomenti, su come arrivare a raggiungere quei risultati straordinari con i modelli giusti e senza errori. E scrivimi qui sotto nei commenti se trovi adeguata questa strategia e quali possono essere altri argomenti utili per correggere gli errori nello studio. Ci vediamo alla prossima puntata.